Grazie Presidente, signori deputati, signora Presidente del Consiglio, signori ministri, intanto mi si consenta una battuta. Non ci voglio perdere troppo tempo perché è stato detto in lungo e in largo di più. E la battuta riguarda chi dal 1945 al 1990 non ha preso soldi in prestito dalla Russia, ma si è fatto finanziare dall'Unione Sovietica e da tutti i partiti comunisti dell'Est europeo. Basta con queste lezioni. Potremmo definirla, questa giornata, la giornata in cui crollano tutti i tetti di cristallo. Lo abbiamo detto in lungo e largo, l'ha citato la Presidente del Consiglio in persona, il Presidente del Consiglio. Va in mille pezzi il tetto di cristallo che tuttora impedisce a tante donne di conquistare salutari posizioni di responsabilità. Va in onda oggi il primo capo di governo donna della storia repubblicana e tutti noi siamo attraversati da emozione, se non da brividi. Ma se ne rompe un altro, perché questa donna è madre, una mamma Presidente del Consiglio, dimostra che non è necessario distruggere la famiglia per conquistare pari opportunità. Per questo le rampognate tardo-femministe ascoltate qui scivolano sul piano inclinato della nostra indifferenza. Il centrodestra è riuscito a dare all'Italia un Presidente del Consiglio donna e madre. Voi no. Potete continuare a parlare, scrivere volantini, documenti, leggi, bla bla, organizzare cortei, ma la rivoluzione culturale l'abbiamo fatta noi. Crolla il tetto di cristallo che aveva messo in castigo la democrazia e il popolo, imponendo un'interminabile stagione di commissari straordinari. È stato perfino fatto passare il principio che non era necessario vincere le elezioni per stare al governo. Ne sapete qualcosa, voi del PD? Lo posto esatto della democrazia. Viene giù di schianto il tetto di cristallo che sembrava impedire alle persone semplici di occupare la sua attuale posizione, Presidente Meloni. Si era stratificato il principio secondo il quale per guidare il governo occorresse essere molto ricchi o molto potenti, una sorta di rivisitazione postmoderna delle monarchie ereditarie, tante consorterie hanno brigato per raggiungere questo risultato, quel risultato. Come minimo dovevi essere stato presidente o direttore di Banca Italia, come Ciampi, Dini, Draghi. Oppure presidente europeo della Trilaterale, gruppo neoliberista fondato da David Rockefeller, membro del direttivo di Bilderberg, figlio di banchiere, tutte definizioni che accompagnano il nome e il cognome di Mario Monti. Se non eri almeno docente universitario di diritto privato in odore di tecnopopulismo e non avevi avuto esperienze politiche precedenti, non potevi fare neppure l'amministratore di condominio. E invece lei dimostra che si può arrivare a Palazzo Chigi dalla strada e dalla gente. Dalla strada e dalla gente. Allora c'è una buona notizia, che la democrazia italiana è sana. Se si può iniziare dai movimenti studenteschi, dall'associazionismo territoriale, dai campi antincendio, dal blocco delle centrali nucleari, dai centri ricreativi estivi, dalle assemblee antirazziste con Monsignor Luigi Di Liegro, è accaduto anche questo, sì, dalle camminate silenziose con gli eroi italiani in tasca, se tutto ciò è possibile, significa che non tutto è perduto. Va in frantumi il tetto di cristallo della cosiddetta destra impresentabile, arruffona, parolaia, lo sfonda un progetto visionario che ha dimostrato lucidità, progettualità, capacità strategica di cui lei è alfiere, è stata alfiere. Ce ne sono ancora molti di tetti di
di cristallo da mandare in frantumi. Quello della globalizzazione, per esempio, ormai fallita, del turboliberismo che crea sfruttamento, precarietà, povertà, diseguaglianze sociali. Il mondo di sotto, ceti medi, autonomi esclusi dai flussi globali, operai, neoplebei al servizio del mondo di sopra, non chiede più quel mondo, il mondo di sotto, più libertà come 20-30 anni fa, ma chiede protezione. Non è più il tempo di rivendicare più società e meno Stato, ma semmai più società con lo Stato. Uno Stato che protegga senza essere sciovinista, abilitante e non paralizzante, che protegga la comunità dalle fratture create dalle superpotenze multinazionali. Nuovi paradigmi, nuove sfide epocali, nuovi tetti di cristallo da affrontare e da distruggere senza complessi di inferiorità. Seguendo gli auspici di un grande scrittore, poeta, polemista, Giovanni Papini, che diceva: non ci sono altezze troppo grandi, gli italiani le hanno viste e le hanno scelte, ma solo ali troppo corte. Le sue ali sono lunghe, non le ritragga mai, Presidente Meloni. Grazie, onorevole Rampelli.